Archiviato con un nulla di fatto lo scontro sui parcheggi, Comune di Lucca e Confcommercio tornano a dialogare. Tema il rilancio del centro storico. Nel corso della trasmissione Dido su Noi TV, il direttore Rodolfo Pasquini ha lanciato le sue proposte per questa estate. Banchi sulla strada anche per i negozi tradizionali e orari del commercio prolungati fino a tarda sera. Abbiamo intenzione di chiedere all'amministrazione, ma lo sa già, quello che potrebbe essere un allestimento di banchi esterni anche al negozio tradizionale per far sì che il negozio si metta non in vetrina ma sulla strada. E questo legato a che cosa? A una città che nel luglio e nell'agosto, compreso anche gli altri quartieri, possano lavorare fino a tarda sera, cioè significa magari verso le 11, mezzanotte. Questo vorrebbe dire far sì che la città dalle 5 alle 6 del pomeriggio possa vivere fino a tarda sera con un richiamo magari anche di quei turisti nostrani, nel senso che arriveranno sulle spiagge e che magari vorranno vedere una città storica, una città d'arte che si vestirà anche a livello commerciale, anche nelle ore serali. Sulla Lucca by Night, l'assessore al commercio Valentina Mercanti ha messo le mani avanti, facendo capire che non dovrà essere un via libera incondizionato alla movida. Ma l'idea dei negozi che si aprono alle strade piace all'amministrazione comunale. Io credo che se mettiamo insieme un progetto bello che prevede un arredo urbano che non ci ricorda Istanbul, ma più vicino a Lucca, io credo che il consiglio comunale, ma credo anche di poter dire all'unanimità, non abbia nessun problema a dare la possibilità ai nostri negozi di mettere poi veramente in vetrina, in una vetrina diversa, i loro prodotti. Il direttore di Confcommercio ha inoltre lanciato un appello ai proprietari dei fondi commerciali del centro storico affinché abbassino gli affitti ai negozianti che altrimenti non possono reggere il peso della crisi. Vorrebbe dire venire incontro all'imprenditore di dire per un anno ti facciamo questo affitto, se il momento in cui stiamo vivendo ora termina, è il primo di giugno del 2021, ce lo siamo scordati e è ripreso tutto, si può ritornare sugli affitti che erano. In questo momento non ce la facciamo e non credo che se anche un imprenditore dovesse lasciare il fondo, oggi quel fondo trovi un nuovo inquilino. Credo che sia difficilissimo.